Qual è il ruolo di AITA nel mondo dell'additive e su quali punti intendete lavorare nel prossimo futuro? Ah, diciamo che AITA innanzitutto è l'Associazione Italiana Tecnologie Additive che festeggia quest'anno il 10° anno dalla sua fondazione. Partita con un gruppo, chiamiamola così, di pionieri tecnologici che si sono ritrovati per mettere a fattor comune delle conoscenze, mentre oggi è un contenitore che somma costruttori, utilizzatori, fornitori e ricercatori. Quindi è un momento che si esplica attraverso varie iniziative nel quale si mettono a fattor comune conoscenze, si impostano dei programmi magari di ricerca e sviluppo e tutto quanto porta alla promozione del mondo dell'additive in Italia. AITA ha sicuramente tra i suoi obiettivi principali quello di fare formazione sul settore dell'additive. Sì. Tra l'altro questo succede ormai da 10 anni, oggi è un anniversario molto importante e si concretizza anche in questo evento fatto in BIMU. Quali gli obiettivi e le finalità di questo convegno? Appunto, l'obiettivo di oggi è festeggiare innanzitutto 10 anni di questa associazione che è nata come spin-off di UCIMU per investigare e far conoscere queste tecnologie oggi innovative, ma 10 anni fa ancora di più, e sulle quali ai tempi c'era anche un po' di confusione. Lo faremo tramite 2 tavole rotonde innanzitutto, dove andremo a raccontare con le aziende cosa è successo, diciamo, in questi 10 anni e con le università cosa presumibilmente potrà succedere nel prossimo futuro. E poi avremo una vision europea con i colleghi del Sessimo che interagiscono sui temi dell'advanced manufacturing con la Commissione europea. Il Politecnico di Torino è sicuramente stato tra gli antesignani dal punto di vista del lavoro sull'additive manufacturing, settore veramente innovativo ancora di più oggi. Cosa sta facendo e quali sono gli obiettivi futuri su questo settore da parte del Politecnico di Torino? Il Politecnico di Torino nel prossimo triennio vuole affrontare le sfide che sono ancora aperte nell'ambito dell'additive manufacturing in termini di sviluppo di nuovi materiali e renderli più fruibili anche da un punto di vista economico, di crescita delle prestazioni dei sistemi in termini di produttività con nuovi impianti di automazione che dovranno essere progettati e dedicati a questi impianti, e soprattutto in termini di sistemi di monitoraggio efficienti ed affidabili che permettono di tenere sotto controllo i processi ed interromperli quando ci sono delle criticità senza attendere la fine del job di lavoro. Stiamo lavorando in stretto contatto con la Regione Piemonte per realizzare potenziare un'infrastruttura di ricerca in termini di additive manufacturing con dei finanziamenti significativi dell'ordine di grandezza di 4 milioni di euro. Qual è il ruolo dell'additive manufacturing e come si sta muovendo il Politecnico di Milano in merito a questo tema? Beh, l'additive manufacturing è un tema molto importante. Devo dire anche che il Politecnico di Milano è una galassia molto grande, quindi vediamo diverse sfaccettature dal settore dell'edilizia, a quello del biomedicale, all'aerospazio, alla meccanica. Chiaramente ci sono diversi corsi che implementano nozioni di additive, ancora una volta a seconda della prospettiva, quindi nella progettazione, nel settore dei materiali, nel settore delle tecnologie, eccetera. E ovviamente poi c'è tutto il resto della ricerca, la ricerca industriale, con collaborazioni con molte aziende che vogliono sviluppare il più in fretta possibile, il meglio possibile, prodotti e tecnologie additive. E ovviamente rimane i progetti di ricerca finanziati a livello europeo e nazionale che coprono una buona fetta delle nostre attività di ricerca, perché è un tema molto importante, come dicevo all'inizio, in questi tempi. Come si sta muovendo Chilometro Rosso nel mondo dell'additive e quali sono le iniziative che avete intenzione di intraprendere nel futuro a breve e medio termine? Nel campo dell'additive manufacturing abbiamo da qualche anno avviato un laboratorio che si chiama LISATEC, il Living Space for Additive Technologies, che ha dato a noi l'opportunità di portare delle macchine per la lavorazione in logica additive all'interno del Chilometro Rosso e all'interno della comunità delle aziende che girano intorno al Chilometro Rosso. In questo contesto abbiamo costruito diverse attività progettuali con molte aziende. Alcune di queste non posso raccontarvele, ma molte altre sono visibili e anche esposte qua in fiera con quest'oggi,
orientate ad aiutare le aziende a comprendere come si usa l'additive manufacturing nel comparto industriale, come formare le loro persone. Noi abbiamo dei corsi qualificati e certificati che possiamo erogare alle imprese e in questo contesto siamo arrivati un pezzo alla volta a costruire parti e componenti di alcuni cicli industriali, fino a fare recentemente una pinza freno per la squadra corse della Politecnica delle Marche che correrà la Formula SAE. In mezzo a questo tanta impresa e sicuramente tanto lavoro per convincere le imprese a fidarsi di un modo nuovo di lavorare. In Europa ogni paese si basa su propri standard, ha le proprie policy e regola internamente i propri investimenti. State pensando a una struttura europea per regolamentare e uniformare questi temi? La nostra associazione ha interagito spesso con la Commissione europea chiedendo appunto di lanciare un'iniziativa che armonizzi un po' gli interventi per l'additive manufacturing in Europa. Appunto vediamo come in altri contesti come quello statunitense ma anche quello cinese, l'unione nel loro caso fa la forza. E quindi crediamo che armonizzando un po' quelle che sono le attività nel settore degli standard oppure anche degli investimenti ma anche quello della ricerca dell'innovazione e unendo quindi le forze di tutti i nostri stati membri riusciremo ad avere un settore dell'additive manufacturing molto più competitivo in Europa. Quali sono le esigenze del mercato dell'additive manufacturing e come si stanno evolvendo le tecnologie per rispondere a queste esigenze? Negli ultimi anni il mercato dell'additive manufacturing si è mosso in maniera molto decisa verso l'alta produttività. Siamo passati da un ambito in cui l'additive veniva utilizzato per prototipia a un ambito in cui a tutti gli effetti l'additive è entrato nella vera produzione di pezzi meccanici. E di conseguenza i produttori di macchine come noi si sono allineati verso macchine ad alta produttività. La nostra macchina in particolare ha una soluzione multilaser che riesce ad aumentare la capacità di una macchina di produrre più rapidamente e in maniera più automatizzata i pezzi di produzione. Quali sono le esigenze del mercato dell'additive manufacturing e come si sta evolvendo la tecnologia per rispondere a queste esigenze? Beh, guardate, una delle esigenze principali è quella di avere produttività, ma allo stesso tempo qualità, riduzione dei costi ed elevata customizzazione del prodotto finale. Quindi le tecnologie dal nostro punto di vista si stanno evolvendo in maggiore affidabilità delle macchine, velocità e tempistiche di produzione nell'unità di tempo e un'estrema affidabilità. Questo fa sì che stia scendendo il costo per parte, stiamo parlando di tecnologie ad esempio a letto di polvere metallo nel nostro caso, e si sposa anche con le ultime innovazioni software che consentono anche un'elevata customizzazione propria già di questa tecnologia digitale. Quali sono le esigenze del mercato e come si sta evolvendo la tecnologia dell'additive manufacturing? Il mercato sta sempre più richiedendo un taglio dei tempi di produzione, un taglio dei costi per aumentare l'introduzione della tecnologia additiva all'interno dei propri processi. Le evoluzioni possibili su cui anche noi come EOS stiamo portando avanti è l'utilizzo di laser con il famoso beam shaping, ovvero la possibilità di andare a variare lo spot del laser. Questo permette di incrementare la produttività, quindi velocizzare quello che è il nostro processo e ridurre al contempo i costi.